velocità normale, ho detto che era fallo. Vedendola alla moviola, per me quello non è mai fallo. Ma lo devi Perché? vedere a velocità normale. Eh no, allora la moviola togliamola. Non gli pesta Sei il piede, d'accordo con Gianni? me? Non gli pesta il piede? Ti spiego la mia motivazione. È la stessa cosa Perché? più o meno che ha detto Denis, prego. Perché? Lui gli appoggia la mano, si vede benissimo nell'ultimo replay. Lui gli appoggia la mano sulla schiena, ma non fa pressione, perché si vede che il braccio resta fermo. Gli mette la mano sulla schiena e non fa pressione. Alexandro, quando salta, quando si rende conto, voi guardate bene se... Alexa, per favore, prego, è Alexa del cazzo. Alexandro, oh Alexa, hai rotto i coglioni, tra l'altro. per favore, capisco lo struggle, benissimo. Allora, quando Alexandro parte nello stacco, si accorge che non arriverà mai a prendere quella palla e in quel momento apre le braccia e sembra che l'hanno fucilato dalla tribuna. Io l'ho vista nell'ultimo replay, si vede proprio bene, 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 bene. Non c'è il pestone, secondo me, perché io non vedo mai, lo sto guardando in questo momento. Non c'è mai il... Prova a ingrandire, No, vabbè, io non è secondo che ingrandisco, me. non è che No, faccio no, il no, mondialista. no, no, non dico a te. Ah. Secondo me pesta il piede. Guarda, guarda la penultima, Guardate, la guardate. Esatto, guarda la punta del piede di Alessandro nella penultima foto, Gianni. Ma no, ma lì sta staccando, non è un pestone. Dov'è il pestone? Però vedi come gli resta dritta la gamba. Se tu salti, io Ma pesto. scusami, scusami, Simo, mi hai giocato a calcio, scusami, eh. Sì, Questo è Ma gravissimo. quando tu pieghi le ginocchia che stacchi e la gamba è dritta, la punta del piede è dritta. Ragazzi. Però aspetta, gli dici abbiamo giocato a calcio, se abbiamo giocato a calcio allora sai che anche un leggero contatto se sei in volo Assolutamente, non hai stabilità e cadi. ma quella roba lì si fischia sempre, però Gianni, in tempo reale quella roba lì si fischia sempre. Io ti Ecco, io dico, sono e a abbastanza d'accordo velocità su questa normale mi cosa. sembrava più fallo, ma te lo dico adesso, mi tolgo che sono Juventino, sto parlando di quell'azione lì. A velocità normale mi sembrava fallo, proprio a velocità normale, l'ho detto, era in live, ho detto, secondo me l'ha spinto con la mano. A vederlo al replay, poteva darlo e non darlo, non è uno scandalo. Sì, ma Ma non è uno replay? scandalo. Ma Per me replay? non è, oh, per me non è uno Sì, ma scandalo. un'azione del genere non la si può andare a guardare un replay, la si deve guardare a velocità È normale, quello il perché il discorso. replay non ti dà l'impatto che ha a velocità Allora normale. togliamo il replay, Su queste cose, sì, togliamo no, i VAR. ha ragione Manfredi, su queste cose il VAR non serve a niente, perché questo è un fallo palese, non devi neanche andare al VAR, fischi e vola. Per me è evidente che Alexandro, quando stacca e vede che non arriverà mai a prendere quella palla, apre le braccia, comincia a urlare e si butta per terra. Però Ma come Gianni, fa a non prendere la palla che Savic la stoppa col petto? Non se sa, la prende, neanche. Come fa a non guarda la prenderla? velocità normale, salta male, non l'arriverà a prendere mai. Però Mai. Gianni, No, la non sono riflessione d'accordo. che ti pongo io è, visto che parliamo spesso, no, di omologazione di giudizio, quindi cercare di rendere i giudizi più costanti possibili, quante volte vengono fischiati a partita contatti del genere? Sempre, 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 sempre. sempre, sempre. Infatti io E ti allora non si può attacco, lasciare sempre. all'arbitro sempre la possibilità di scegliere quando fischiare o meno, perché sennò lo decidono gli arbitri il campionato.